A me quelle però non sembrano le scarpe di nessuno di noi. Devo trovare dove Tsugumi ha attaccato Neku la prima volta. Forse dove Shoka ti ha detto di andare? Te la butto lì, forse dovevi ascoltarla invece che mandarla a fanculo. Bene, sono tornato a prima che andassimo a Tokyo Plaza, a quanto pare. Qui è dove Neku è stato giustiziato, ma dobbiamo trovarlo prima che succeda. E aspettare che si faccia vivo non ci aiuterà. La domanda è, dove ha lottato contro Tsugumi? Dove andiamo a cercare Neku esattamente? Wow! Oh, giusto, ci serve un consiglio che rientri nell'ambito del possibile. Sì, è vero. Per come la vedo io dovremmo andare al 104 e metterla sul quadro. Sì, può essere un'idea. Non per fare il bastian contrario, ma Central Street mi sembra un posto migliore in cui cercare, forse. Cos'è successo a Shibuya Ikarie? Sembra che nessun'altra squadra ci sia ancora stata. Voi idioti potreste essere i primi. Sì, potremmo provare. Oh? Oh cosa? Farei davvero quello che ho detto? Niente lamentele, niente capricci. Peccato, pensavo che ti avrei mandato su tutte le furie. Non c'è tempo per questo, e nemmeno per le chiacchiere. Grazie per la dritta però. Sì, va bene. Decisamente non è Tokyo Plaza, ma non c'è modo di sapere chi abbia ragione su dove si trova. Che cavolo, potremmo sbagliarci tutti. Ma il tempo è dalla mia parte, posso sempre tornare indietro e riprovare. Dove dovremmo andare? A Shibuya Ikarie? Shibuya Ikarie sembra promettente. Non ci credo. A cosa non credi? Che stai veramente seguendo il mio consiglio? Oh, quindi preferiresti che ti ignorassi? Dubito che andreste lontano. Come ho detto, prima sono passata di lì e non c'era neanche una squadra in zona. Ma non significa che Neku si nasconda lì. Ma neanche che non si nasconda lì. Beh, c'è solo un modo per saperlo. Ora andate e trovatemi Neku, ok? Anche se non dovesse essere lì, almeno restringeremmo la lista dei posti in cui cercare. Dobbiamo trovarlo. Verso Shibuya Ikarie allora. Prima però mangiamo un po' per aumentare lo stile di Nagi. Ogni volta che torniamo indietro nel tempo mi dimentico che devo riavanzare o ritornare indietro nel tempo per proseguire. Anche se non siamo mai stati da questa parte, però vabbè. C'è qualcuno lì con dei punti esclamativi. E chi sarà mai? Andiamo a vedere. Cariglia, ciao. How goes? Che sorpresa incontrarvi qui. Ciao caramella. Come va con la ricerca di Neku? A gonfie vele, immagino. Casomai è sgonfie vele. Capire dov'è è impossibile. Sembra di dare la caccia a una creatura mitologica. A dirla tutta, pensavamo che forse fosse nei paraggi, dato che qui non c'è nessuna squadra a infastidirlo. Un buon piano, certo, ma stanare uno così non è mai facile. Ammesso che si tratti davvero di Neku, ovviamente. Lo stai cercando anche tu? Ci farebbe comodo una dritta. No, non direi proprio che lo sto cercando, ma ho trovato qualche briciola di pane da seguire se vi interessa. Davvero? Sì, a dire il vero, l'ho visto. Veniva dall'incrocio pedonale e l'ho visto correre verso il sottopassaggio dell'autostrada. Oh, cacchio, finalmente un indizio utile. Beh, una cosa totalmente nuova per noi. Eh? Voi altri non mi sembrate interessati a eliminarlo. Qualunque sia il vostro piano, è meglio che facciate attenzione. Avete ancora parecchio da imparare se volete sopravvivere. Buona fortuna. Quanto ci voleva per far sparire quel quadrato? Qualunque cosa dobbiamo imparare, ci tocca imparare la strada facendo. Sono nei film se adesso nel giro di 30 secondi. Già. Dai, raggiungiamo il sottopassaggio. Quindi di nuovo quadrato. We're going again. Quindi ci spostiamo al sottopassaggio dell'autostrada. Io lo continuo a dire, stiamo abusando di sto potere. Non ci porterà da nessuna parte. Cioè, o meglio, rovinerà tutto. Questo non è The Pure Art. Ehi là, qualche traccia di Neku. Ah, che cosa volete? Shh, va tutto bene, mantieni la calma, respira. Scusate, dopo che combatto sono sempre teso. Avete combattuto? Contro chi? Neku? Calma, boss, non lo spaventare. Ispira, espira. Inspira, espira. Il batticuore non vuole passare. Tranquillo, è tutto ok, parla con noi, hai visto Neku? Non lo so, a fatica ricordo cos'è successo. Ehi, fretta. Non dire altro, Tamarindo, ci penso io. Ecco, magari qualcosina dimmela. Nello specifico, ricorda cosa devo fargli ricordare. Probabilmente Neku. Oh, giusto. Intanto, imprimi quell'immagine mentale di Neku, la leggenda, il giocatore più forte della storia. Vai sul semplice. Imprimiamogli allora sto ricordo. Ecco fa. Dio mio, i disegni di Fred sono sempre terribili. Sembrano quelli che facevo io quando usavo Paint da bambino.
Vediamo. Ora ricordi qualcosa? Oh, già, ora ricordo. Lui era Neku, ce lo dirà davvero? Che ne so, dai, sta parlando, tanto vale ascoltarlo. Ero terrorizzato, nessuno mi aveva mai guardato in quel modo prima. Era come un serpente pronto a ingoiarmi, anche se non credo che avrei un grande sapore. Il suo stato d'animo sembra tornato normale. È durato solo pochi istanti, ero così spaventato che non smettevo di tremare. E poi è scomparso. Allora non ci ha combattuto. Non fisicamente, ma è come se l'avessi fatto. Per come mi batteva il cuore, ero terrorizzato. E dove è andato? Da questo luogo può solo essere andato all'uscita ovest oppure tornare a Shibuya Ikarie. Beh, è partito dall'incrocio pedonale. Poi è passato a Shibuya Ikarie per venire qui. Noi veniamo dalla stessa direzione. Quindi se fosse passato di lì ci saremmo incrociati. Esattamente, pertanto resta solo una possibilità: l'uscita ovest dell'autostazione. Non vi ho seguiti, ma mi fido di voi. Andiamo, ragazzi. Quindi nuova direzione? Prima però voglio vedere se il nostro amico qui ha qualcosa di nuovo. E ovviamente no, perché fai schifo. Quindi si prosegue verso l'uscita dell'autostazione. Ah, una zona nuova. Che tra l'altro qua non c'è il coso dell'isola di Pasqua, esatto. Aspetta, prima voglio entrare nel negozio. Come in, come in. Ok, carino. Va bene, che cosa vuoi tu? Qualcuno spiffera in giro quello che sappiamo. La strigliata me la becco io. È stupido, non sono mica io ad aver parlato. Voi? Oh mamma, la vedo male. Ehi, non venite forse dal sottopassaggio? Non è che avete incontrato uno della mia squadra per caso? Un chiacchierone a cui piace spifferare segreti. Potrebbe riferirsi alla nostra ultima interazione. Noi non abbiamo fatto nulla, è lui che si è messo a parlare. Sì, certo, so cosa gli avete fatto. Ma che cavolo dici? Gli avete storto informazioni, è poco sportivo e non mi piacete per niente. Io dico che meritate una punizione, come quelle che davo quando ero in vita e che spesso mi hanno messo nei guai. Le creature come lui amano lanciarsi in lunghi monologhi alla prima occasione. Dovete sapere che sono un pezzo grosso a fare Pure Art. Motoi si fida di me, è una grande responsabilità, ma non credo che possiate capire. Ed è per questo che la colpa di questa fuga di notizie ricade su di me. E non è affatto giusto, lo non trovate? Puoi arrivare al dunque, non abbiamo tutto il giorno. Sei insolente, ora ti metto a tacere. Qualcuno deve pagare per quello che sto subendo. Quindi combattiamo? Sfogare sugli altri i propri cruci mi sembra tutto fuorché appropriato. Che carogna. Non penso proprio che ci lascerà andare. Vorrà dire che combatteremo. Che bello, finalmente facciamo a pugni. Dai stronzetto, vieni. Tra l'altro ho cambiato la spilla di Rindo e gli ho messo quella del fulmine. Più che altro mi rendo conto che i combattimenti, questi qua con i nemici che sono umani, diciamo, sono molto, molto banali sotto il punto di vista del loro ritmo. Perché, cioè, alla fine si mettono a correre, poi attaccano, poi si mettono a correre, fanno un salto. Cioè, non c'è molto, almeno non c'è molta varietà, almeno contro i rumori, meno male. Becca di questo. Ecco fatto. Almeno noi come giocatori la rendiamo un filo più reale. Loro proprio la rendo come un pattern pallosissimo. Scappa, corri, attacca. Scappa, corri, attacca. Dai. Bravo che ti sei congelato. Ed ecco fatto. Ecco qua. E addio anche a questi Pure Art. Vediamo, otteniamo qualcosa di bello. Niente di utile, come al solito. Ehi. Incredibile, siete più forti di quanto pensassi, eh? Sapevo che avevate del potenziale, ma non così tanto. Direi che siete quelli giusti. Quelli giusti per cosa? Wow. Ascoltate, lo so che prima vi ho fatto arrabbiare. A me pare che foste voi a provare rabbia verso di noi. Che? Pensi che io fossi arrabbiato? No, 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 no. Era tutta una recita, ovviamente. Un test per vedere se foste validi, e l'avete superato. Bravi Twisters. Non guardatemi così. Ecco, vi dirò quello che so su Neku. Ve lo siete meritato. Poi così saremmo pari, ok?
Ma sì, va bene. Grandi, ora ascoltate bene, non deve sapere nessuno quello che sto per dirvi. Non i Varia Beauties, non Motoi, nessuno. Una della mia squadra ha steso un eco a Tipsy Top Soul. Cosa? O almeno è quello che pensava. A quanto pare era qualcun altro. Che cavolo, tu che ci fai gasare? A quanto pare Neku è anche stato visto attorno al sottopassaggio dell'autostrada. Non è sicuro che fosse proprio lui. Però ehi, comunque è probabile. Neku è un tipo sfuggente, poco ma sicuro. Nessuno è riuscito a metterlo all'angolo. Una simile determinazione nel farci dimenticare l'aggressione di prima è da ammirare. Beh, è tutto gente, ci si becca. Dove accidenti è Neku? Adamantite. Quindi... Oh no, è già il momento. No, di nuovo? L'hanno beccato? In che senso? È solo una di quelle notizie lampo. Un tipo a caso si è sposato con una tipa a caso. No, vuol dire che siamo di nuovo in ritardo. I Rimbreakers continuano ad arrivarci prima. Di questo passo non lo troveremo mai. Si torna all'incrocio un'altra volta. E allora torniamo all'incrocio. Mi sa che quindi non era l'opzione giusta. Di nuovo, tra l'altro. Dove potremmo andare? Dove dobbiamo cercare Neku esattamente? Il 104 sembra un buon punto di partenza? Oh, sì, lo pensavo anch'io. Boss ha votato per Central Street. Ritengo che per lui sia un posto più vantaggioso dove nascondersi. Ecco che arriva. Beh, avete pensato a Shibuya Ikarie? Sì. Oh, davvero? 104? Proviamo al 104. Un momento, davvero? Sì? D'accordo, mettiamoci in moto. Spero che sia la scelta giusta. Lo spero anch'io. Sono un po' stanco di girare da tutte le parti. Anche se può essere che ci fanno visitare tutte e tre le zone e poi non è nessuna di quelle tre. Quindi proviamo al 104. E guarda un po', ci sono dei punti esclamativi. Che cos'hai per noi? Pare che non sia qui. Ehi, Twisters. Ciao. Ehi, tranquilli, non mordo mica. Sono con i Pure Art. Quindi sei con Motoi? Chiaro, ci ha detto di girare in cerca di informazioni. Se sapete qualcosa, vi va di darmi una mano? Qualcosa cosa? Riguardo a Neku? Ovvio. Non lo so, bello, perché dovremmo? If I may. Chiedo scusa, ma la nostra squadra è altrettanto interessata alla ricerca di Neku. Temo proprio che non condivideremo alcuna informazione. Non senza ricevere merce di pari valore, ovviamente. Cavolo, Nagi-cha, sei spietata. Ehi, calma, chica. Calmiamoci tutti, ok? Non c'è bisogno di fare i bulli. Nobile Rindo, affido al vostro giudizio la gestione di questa situazione. È arrivato prima lui, quindi potrebbe aver notato qualcosa di importante. Forse potremmo fare leva su ciò che sappiamo di Tokyo Plaza, per poco che sia. Quindi vuoi informazioni da noi? Guarda, davvero, non voglio mettermi contro di voi. Sarò ben più che felice di fare uno scambio. Quid pro quo, come si dice. Non so. Sappiamo solo che Neku non è Tokyo Plaza. Questa non è un'informazione. D'accordo, ci stiamo. Benissimo, però mi dispiace cedervi informazioni così preziose. Neku non è qui. È tutt'oggi che lo cerco, quindi fidatevi che non mi sbaglio. Really? Bello, lo vediamo anche noi. È ovvio che non è qui. Ci aspettavamo qualcosa di più. Certo che siete difficili. Vorrà dire che vi dirò quello che ho saputo da un altro della nostra squadra. Non è nemmeno allo East. E questa è una notizia fresca. Quindi Neku non è al 104 né a East. E voi cosa avete per me? Beh, si vocifera che fosse dalle parti di Tokyo Plaza. Ma non è nemmeno lì. Oh, capito. Grazie. Perfetto. Della dritta. Sapere dove non è restringe il campo. Beh, ci si vede in giro. Ecco, come facciamo a sapere di Tokyo Plaza? Perché siamo andati a controllare. Oh, davvero? Sì, prima che tornassi indietro nel tempo. Wow, quindi abbiamo già fallito una volta. Sì, i Rimbreakers l'hanno trovato prima di noi. Questa volta dobbiamo trovarlo per primi. Meglio se ci diamo una mossa allora. A proposito, un secondo fa scansionando ho beccato un tizio. Diceva di aver visto un tipo sospetto. Magari era un impostore o magari era Neku. Beh, tanto vale provare. Torniamo nel posto dove l'hai trovato. Madonna mia, che palle, questo giro sta diventando lunghissimo per il nulla. Ehi. Ehi, Tamarindo, è il tizio di cui ti parlavo. Proviamo a scansionarlo. Ma è un tizio del mondo reale. Come potrebbe aver visto Neku? O chiunque sia per lui. Ma che problema ha quel tizio col cappuccio? Ok, forse invece l'ha visto. Forse potrebbe aver ottenuto i poteri come i demoni di passare da uno da un mondo all'altro. Continuava a sbattere contro la gente come se facesse apposta. Volevo andare ad Okenzaka, ma ci sta andando pure lui. Sarà per un'altra volta.
Ha visto qualcuno diretto a Dogenzaka, un tizio incappucciato. Neku era incappucciato l'altro giorno. E per forza lui. Se posso. Cosa c'è? Neku possiede capacità psichiche simili alle nostre e tra i demoni gode di una reputazione notevole. E io mi sono appena accorto che la webcam è diventata nera. E quindi? Quindi è ragionevole dedurre che sia un abitante del PS. Perciò le persone del PR non dovrebbero poterlo vedere. Oh. Ah. Non ci avevo proprio pensato. Io sì. Quindi quel tizio incappucciato non è lui. Probabilmente no. Tuttavia, in mancanza di altre piste da seguire, credo sia prudente se tracciare Dogenzaka. Potremmo pur sempre scoprire qualcosa di prezioso. Dobbiamo raccogliere quanti più indizi possiamo, anche solo per sapere dove non è Neku. Yes. Sì, andiamo a vedere. Scommetto che qualcosa troveremo. E allora si va a Dogenzaka. Allora, se... E ripeto, se... No, ok, io già stavo pensando di andare al negozio di ramen, che magari, sai, c'era il collegamento col gioco vecchio, ma il gioco mi ha già battuto sul tempo. Una nuova spilla. Spero che sia una spada tipo di oscurità a sto punto. Oh, attenzione. Questa è una spada di fuoco invece. Che ti dirò, forse in questo momento è più pratica di una spada d'acqua. Comunque no, una spilla Oh, cioè è una... Avevo ragione, è una spada oscura, ma è una spada che mantiene. È un rush, insomma, questo. Potrebbe non essere male. Entro quanto ti ricarichi? 9 secondi. Mentre questa è in 8 secondi. Cacchio, non fossero tutte e due doppie spille, potrei pensarci. Questa qua della spada oscura, io gliela do a Nagi. E a Rindo o a Fret, io darei una spada normale, invece. O una da mantenere, come questa qua del fuoco. Anche se effettivamente però abbiamo già Nagi che si attacca da vicino. Forse sarebbe stato meglio... In realtà non è male, sai? In realtà sta spilla qua del triangolo... Non è male, questa qua di Nagi... È forte ma dura poco. E siamo anche saliti di livello però. Questa qui di Nagi mi piace e lei se la ride anche. Abbiamo però troppo poco tempo. Abbiamo poco tempo e non... Proviamo con un attacco oscuro. Ma fa... è il nero pulsar. Bello però. Allora, cambierei quella di Fret perché al momento non possiamo gestire due spille che occupano così tanto tempo. E direi di mettere questa qui a chi arriverà, che sia Minamimoto, Neku o chi per lui. A Fret diamo questa qui. Oh, l'ha fatto veramente alla fine questo qua con i tre piatti diversi. E ovviamente piace a tutti. Certo, quei tre punti vita sono un po' pochini. Però tre punti attacco, tre difesa, tre stile ci sta. A stomaco vuoto. Ci sta tutto. Minchia. Fret si è beccato un bonus mica male. E in questo momento... Rindo ha risalito di attacco, quindi magari la spilla della è oscuro, possiamo rimetterla a lui. O meno male, in realtà sono tutti allo stesso livello di attacco. È la difesa che c'è un po' di divario e lo stile. Ok tizio, che cos'hai da dirci? Ehi, come butta Twisters? Cercate Neku? Già, l'hai visto? No. Uguale. Hey. E i tizi sospetti col cappuccio? Ne hai visto qualcuno? Tipo un milione. Ogni volta è un fai questo, fai quello. O un indossa questo, combatti quello. Vero? Che rottura. Sono super d'accordo, ma non cerchiamo i demoni. Oh, quindi dovrei stare in guardia se vedo altri strambi incappucciati? Non mi pare di averne visti. Non da quando sto pattugliando Dogenzaka. Ah, cavolo, pensavo che fossi sulla pista giusta. E voi, scoperto qualcosa? Solo che Neku non è a Tokyo Plaza, giusto Tamarindo? Giusto. Ah, sul serio? Due dei nostri sono andati a controllare per una soffiata, ma alla fine era soltanto un tipo del PR a caso. Un buco totale nell'acqua,
Un livello di incompetenza spaventoso. Beh, almeno adesso siamo sicuri che non è lì. Felici di aiutare! Di nuovo la trasmissione di prima? Spero non sia... No, niente di che, solo un'altra notizia lampo. Un tizio a caso che sposa una tizia a caso. No, vuol dire che siamo in ritardo. Dobbiamo trovare Neku prima dei Ruinbreakers. Torniamo subito all'incrocio. Quindi ci rimane solo una zona da visitare, insomma. Oh, un'altra volta. Dove dovremmo andare? Io continuo a pensare che a questo punto nessuna delle tre sia quella giusta. Right. Diamo un'occhiata a Central Street. Saggia decisione. La ricerca della leggenda si pronuncia ardua. Ragione in più per svolgerla con efficienza. È logico iniziare a cercare nei paraggi. Se iniziassimo troppo lontano potremmo ritrovarci ad aver compiuto una lunga traversata per nulla. Questo è poco ma sicuro. Dai, andiamo. Spero che lo troveremo stavolta. Perché ne dubito? Va bene, Central Street sì allora. Vediamo se è da questa parte. Ne dubito. Ne dubito altamente. Ehi, hey, siete i Witcher Cheaters, giusto? Sì o no? Twisters, va bene? Beh, si dice che scacciate i rumori dalla mente delle persone, è vero? È vero o no? Dipende, perché ce lo chiedi? Ah, mi serve aiuto. O meglio, una che conosce un LPR ha bisogno di aiuto. C'è un rumore del cavolo che la tormenta. Avete tipo dei poteri speciali, no? Per favore, aiutatemi, vi dirò quello che so su Neku. Ah sì? Canon mi ha fatto giurare di non dirlo in giro. Quindi deve essere importante. Allora, che si fa, raga? Decide Nagi. Il grosso del lavoro sarebbe suo. Lungi da me rinunciare a delle informazioni apparentemente esclusive. E poi devo ancora ripagare la vostra gentilezza. Pertanto, accettiamo. È quella là. Deve essere lei. Controlliamo bene. È decisamente tormentata dal rumore. Avviciniamoci. Vediamo che rumore è. Migliore amico, avevi promesso che in questo giorno avremmo cenato sempre in quel ristorante, ma era una bugia. Non è che sta parlando del tizio qua che è morto? Vediamo, tre giri di combattimento, quali saranno i nostri nemici? Il primo delle rane. E un orso triste. Allora, occupiamoci. Occupiamoci dell'orsetto del cuore. Certo che però questi quattro tristi sono veramente una scocciatura tremenda, perché ti prosciugano la vita. E soprattutto se non li tiri via subito, finisci che nelle parti successive sei completamente senza vita. Ecco fatto. Avere la combo di due spadaccini così non è male però. Non facciamo abbastanza danno, quello è vero. Quello è assolutamente vero. Mi hai lasciata da sola. Secondo me è morto. No, per me è ancora in circolazione. Ecco fatto. Dai che lo ammazziamo, dai che lo ammazziamo. Dai che manca un colpo. Per favore. Ecco fatto. Dai che voglio beccarmi l'oro, ti prego. Questo è facile. Non me la sottrarre così. Altri trizi tristi no, però al santo cielo. Via da lì, via da lì. Ecco, ti pareva. Dai, dai, dai. Come se non avessimo già abbastanza problemi con la vita che ci viene sottratta. Via da lì. Dai, 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 esplodi. Ci siamo beccati l'oro. Se ci avesse messo due secondi in più ci beccavamo l'argento, sicuro. Niente roba nuova, che sfiga. Ci ho sperato però, ci ho sperato almeno in una spilla nuova. Vabbè, niente di che. È dura e fa male, ma non posso continuare a piangermi addosso. Vivere sempre nel mio cuore, magari un po' di shopping mi tirerà su di morale.
Perché? Perché adesso? Perché all'improvviso mi ritrovo a pensare a lui, proprio quando iniziavo a dimenticare? Grazie. Mm-hmm. Beh, almeno adesso non è più posseduta, no? Già, in ogni caso, come promesso, qualcosa su Nekula so. Vedete, la verità è che l'ho trovato. Cosa? L'hai trovato! Sì, e ho dei lividi che lo dimostrano. Io per fortuna l'ho scampata, ma il mio compagno, che è messo KO, ho pensato che non si sarebbe più rialzato. Un'ulteriore conferma della sua leggendarietà. Poi ho visto andare verso Col di Spagna, e da allora non è più tornato qui, Col di Spagna, eh? Grazie mille! Sono io a dover ringraziare voi. Ora andate e fate attenzione. In marcia verso Col di Spagna. Verso quello di Spagna, allora. Altro tizio con punti esclamativi. Ma prima vediamo se c'è un altro maiale o se c'è altra roba da prendere. Mi sembra di no, però. Però i negozi hanno roba nuova, tra cui un'altra con la... carina questa. Questa sembra bella. Vediamo che cos'hai da dirci. Oh cacchio, c'è un combattimento. Neko tre combattenti? Non penso, a me sembrano solo dei rumori. Aiuto, qualcuno mi aiuti, da solo non posso farcela. Urca, qualcuno se la sta passando male. Ai vostri ordini, nobile Rindo. Diamogli una mano. Se abbiamo fortuna, potrebbe darci un indizio su Neko. E se abbiamo sfortuna, non saprà nulla, come tutti gli altri. Va bene, dovrebbe essere un orso, quindi... nessuna difficoltà, speriamo. Vediamo, due orsi e due meduse. E io che mi pensavo. Allora. Madonna. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo che le meduse si sarebbero defusate. Perfetto. Eccoci qua. Ah, non abbiamo più. Da quando ci hanno tolto Minamimoto, io ho perso tutti i ritmi che avevo. Io ho perso veramente tutti i ritmi che avevo con tutte le mosse. Infatti non riesco più a gestirmi un combattimento come lo vorrei io. Minchia, che male. Speravo di averla evitata, ma Nagi si è presa le botte. Però ecco Tamarindo che finisce lo scontro. Non è vero, è stato Fred. Rumori cancellati. Vediamo, qualcosa di buono l'abbiamo ottenuto? Ovviamente no, ma siamo saliti di livello. Va bene. Oh, fio, mi avete salvato le chiappe. Super, grazie. Di solito non finisco così male con dei rumori del genere. Si vede che l'incontro con Neko mi ha turbato più di quanto pensassi. L'hai visto? Vogliamo i dettagli. È davvero lui. Ops, ho parlato ad alta voce. Altissima. Beh, voglio continuare a rifletterci su ad alta voce. Qualcuno potrebbe origliare, ma... Ero appostato proprio qui, a Col di Spagna, e all'improvviso è comparso il leggendario Neko. L'ho avvertito da un chilometro di distanza, la sua sola presenza sconvolge i miei sensi. Mentre si avvicinava, mi preparavo al nostro inevitabile scontro. Vedo che ha la stessa passione di Motoi per i melodrammi. Spero che non la tiri per le lunghe. Per quanto mi imbarazza ammetterlo, in un istante mi sono ritrovato a gambe all'aria, senza sapere cosa mi avesse colpito. Subito dopo, dei rumori inferociti mi hanno circondato, pronti ad approfittarsi della mia debolezza. Con la coda dell'occhio ho visto una figura indistinta scattare verso Tipsy Top Soul. È svanita nel nulla, all'improvviso com'era comparsa. Mi sono opposto ai rumori con tutte le mie forze, colpendo e scalciando. Dite che se ne accorge se ce ne andiamo. Nella speranza di aver salva la vita. Ero al limite, ormai esausto e sul punto di svenire, quando però... Meglio mettersi in marcia, se non vogliamo che questo soliloquio ci faccia perdere altro tempo prezioso. Infatti, andiamo. Oh no, e se magari ci diceva qualcosa di utile? Quindi, Tipsy Tops? Va bene, vediamo se Tipsy Tops è la meta giusta del nostro Neko. Prima di avanzare, come sempre, vediamo i negozi. Ovviamente lui non ha mai nulla di utile. Tu hai qualcosina di nuovo, ma... Però,
Psicoforza R1, mica male questo. Giallo di arco e la damantite, mica male. Andiamo subito da lui. Sembra un po' sconvolto. Non vedo nessuno che assomiglia a Neku. Yuhu, Twisters! Yeah. Come va? Oh, come al solito, dai. Certo, certo. Ecco, non è che avete visto Neku per caso? Purtroppo no. Ah, che scatole. In realtà noi pensavo che potessi averlo visto tu, davvero? Oh, perché lo pensavate? Non è che invece siete voi ad avere una mezza idea di dove sia? Forse, e tu? Forse, ma non proprio. Facciamo così, io sputo il mio rospo e voi sputate il vostro, che dite? Cioè, facciamo uno scambio di informazioni. Ovvio, tontolone. Oh, ma se mi mentite, la nostra regina Canon andrà su tutte le furie, quindi non azzardatevi, intesi? Ok, va bene. Ecco mostrata la sua vera natura. Allora, sto aspettando. Non abbiamo niente da perdere. Niente a cui non si possa rimediare viaggiando nel tempo. Ci stiamo. Top! Allora, come avrete notato, lo Shibuya Stream oggi è chiuso, ma continuiamo a tenere d'occhio la zona per sicurezza. Purtroppo di Neku non si è vista neppure l'ombra, quindi Neku non è qui e nemmeno allo Shibuya Stream. Ecco voi, spifferate. Beh, posso dirti che non è col di Spagna se può aiutarti. Ottimo, un altro posto dove non trovarlo. E non è nemmeno a Tokyo Plaza. Tokyo Plaza? Coincide con quello che ho sentito. Abbiamo mandato qualcuno a controllare, ma ha detto che non c'era traccia di lui. Tokyo Plaza. Comunque, voi tre state andando davvero alla grande. Ora capisco perché Kanon vi ha presi in simpatia. E sono sicuro che batte i Rimbreakers giochi a vostro favore. Ad ogni modo, devo scappare. Scappate tutti, Twisters. Lord Rindo. Di grazia, quando abbiamo saputo che Neku non è a Tokyo Plaza? Prima che tornassi indietro nel tempo. Ah. Ah. Speriamo che questa sia la volta buona. Il vostro potere si è dimostrato alquanto utile. Boh, credo. Non temete, la nostra ricerca non fallirà e riusciremo a tornare nel mondo dei vivi. E allora mi tufferò di nuovo nel mondo di Elestra, pronta per nuove avventure. Hai ragione, ce la possiamo fare. Ma non abbiamo scoperto una sega. Di nuovo la notifica. Oh no, una notifica. Niente di che, sembra solo un'altra notizia lampo. Un tipo a caso si sposa con una tizia a caso. Accidenti, come fai a essere così tardi? Fa niente, posso riprovare dall'inizio. Torniamo all'incrocio pedonale. Te l'ho detto, non c'è una soluzione, Rindo. Che cazzo? Nessuno di quei posti che avete elencato è quello giusto. E non lo troverete, fidati di me, Ciccio. Fidati di me.